porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. C'è stata un'ennesima aggressione da parte di una baby gang di Pavia ai danni di un 18enne. Quest'ultimo è riuscito a scappare da questa tentata aggressione chiedendo aiuto un metronotte e poi sono intervenuti i carabinieri. Quello che stiamo chiedendo è come mai secondo lei la violenza coinvolge così tanto i più giovani e così tanto anche a Pavia? Perché sono insoddisfatti, non sanno cosa fare, studiare poca voglia, a casa i genitori sono un po' abbandonati perché hanno impegni di lavoro, cioè i figli fanno un po' quello che capita. Quindi l'insoddisfazione può essere un... Sì, l'insoddisfazione, divertimento, cioè antropo secondo me. E anche l'indifferenza da parte dei genitori? Esatto, anche l'indifferenza, perché una volta i figli non erano così. Di quello che so io, di quello che ero io. I genitori non hanno neanche tempo, cioè devi lavorare per pagare di qua, pagare di là, i figli sono un po'... non sanno neanche se vanno a scuola, cioè una cosa simile. Secondo lei quali potrebbero essere i rimedi? So che è difficile dirlo così in due parole, però... I rimedi? Mancano i soldi per poterci guardare, cioè è una corsa, è una vita che si corre e si lascia andare un po' la famiglia, l'affetto, cioè il figlio va fuori, non sa neanche se va a bere, va a drogarsi, tu li vedi tutti in giro. Quindi servirebbe maggiore controllo da parte dei genitori? Da parte dei genitori. Guarda, allora sinceramente non saprei darti una risposta, non lo so, però probabilmente io penso che lo facciano semplicemente per essere accettati dal gruppo, forse per farsi notare, io credo che sia per questo sinceramente. Anche perché altrimenti non ci sarebbe altro motivo, per quale motivo dovrebbero andare in giro a menare loro coetanei, non saprei. Essere accettati dal gruppo vuol dire che oggi per essere accettati bisogna sembrare più forti, forse, addirittura violenti? No, per quanto mi riguarda no, probabilmente questo è il messaggio che sta passando tra i ragazzi adesso. Tramite che cosa? Chi lo fa passare questo messaggio secondo te? Forse i social, forse social network. Adesso praticamente i ragazzini di 12 anni sono già iscritti a Facebook, Twitter, Instagram, hanno dei loro profili e probabilmente per questo passano dei messaggi sbagliati. Sì, i social sono forse poco controllati e controllabili anche, no? Sì. I genitori invece che ruolo hanno in tutto ciò secondo te? Beh, dovrebbero forse controllare un po' di più quello che fanno i loro figli, decisamente, perché secondo me è assurdo che un ragazzino di 12 anni sia iscritto a Facebook. Tu pensi proprio che i social abbiano un ruolo importantissimo in questi comportamenti? Sì, perché di fatto ci sto lavorando adesso e mi rendo conto che si influenzano molto, cioè se già magari possono influenzare adulti, mi rendo conto che forse sui ragazzini possono avere ancora più impatto, possono essere... Sì, molto decisivi, insomma. Ma io penso che non hanno niente da fare, praticamente. Non hanno un impegno nella vita. Ma vanno a scuola. Vanno a scuola, però non hanno il lavoro che gli occupa il tempo e poi la scuola è solo un impegno mattutino. Poi la sera fanno quello che fanno e non hanno, secondo me, avuto un'educazione da parte dei genitori. Tutto qua. Quindi comunque i responsabili sono i genitori? Da una parte anche sì, 50-50. Dice. Dall'altra parte qual è l'altro 50? È la loro testa ovviamente, perché non tutti hanno magari avuto educazione e così via, però non commettono quello che hanno fatto questi ragazzi. Dipende anche poi dalla testa di un ragazzo cosa combina durante la sera. Questo è un pensiero che hai maturato nel tempo oppure se te l'avessi chiesto anche a 15 anni mi avresti risposto uguale? Io sono stato anch'io 15 anni, però sicuramente non avrei fatto quello che hanno fatto questi ragazzi, perché io ho una testa diversa.